noi controlleremo la situazione, siamo pronti, il Consiglio regionale, a reagire. Ci dovessero essere delle forzature, delle situazioni al limite di abbattimento e pubblicità, perché non possiamo più vedere situazioni del genere. I cittadini devono essere informati tempestivamente e tutti i comuni devono essere favorevoli a queste fusioni. Non vediamo perché ci debba essere dei matrimoni in cui soltanto uno dei due coniugi è d'accordo e si sposano per forza. Noi queste cose siamo contrari e ci batteremo sempre. Grazie a tutti. E poi abbiamo la regione toscana che tende ad accentrare. Accentra. E accentrare significa togliere il potere dal cittadino. Per noi accentrare è mancanza di democrazia, perché il potere più sta vicino al cittadino e più è raggiungibile dal cittadino. Noi siamo sempre stati per il principio di sussidiarietà, per le autonomie, per le bandiere, per i colori diversi, per le popolarità dei territori, per, anche se vogliamo, le piccole guerre che sono simpatiche tra paese e paese o tra comune e comune, sono caratteristiche nostre. È quello che fa bella la Toscana, la diversità. E il fatto che loro cerchino di strapparci questa diversità è una roba che noi mal tolleriamo in una maniera viscerale. Tanto di più se lo fanno come la regione quotidiana, con un'imposizione secca dall'alto, mettendo in crisi i cittadini di un territorio che sono andati a votare il referendum, dicendo no, noi non vogliamo l'impero. Punto, sì, di fondo. Allora, dove sta la democrazia? Sembra quasi la dittatura della Toscana, arriva dall'alto e dice si fa così. Allora il referendum non deve essere una presa in giro. Se il referendum c'è e si fa, bisogna che tutti e tre i comuni, in questo caso, si esprimano favorevoli. Allora noi siamo disposti, perché per noi il parere del popolo è sovrano. Però poi diceva Marco che sul territorio si è informato di cosa va a votare. Perché non mi sembra che sia sufficiente parlare di soldi e di economia. Perché poi ci sta il territorio da gestire, ovviamente i soldi. Con il territorio in maniera omogenea. Allora io voglio salutare il sindaco di Pociandola, che può essere più presente, mi fa piacere perché è un piccolo comune, il più piccolo di tre. Bello? E noi speriamo di non, noi non vogliamo. Vogliamo che i cittadini di Pociandola si esprimano, o tutti, se si esprimono per la maggior parte con il sì, quindi a favore del referendum. Se anche gli altri si esprimono con favore al referendum, siamo d'accordo e voteremo sì alla proposta del referendum. Ma se anche solo i cittadini, quel comune che è il più piccolo, 600 abitanti, vero che è stato 700, ok. Se solo quelli che sono la minoranza, dicono di no, noi faremo il possibile per scongiurare che questi comuni vengano a tutti. Perché il territorio è importante, non dipende dal numero dei cittadini. Dipende da quello che i cittadini rappresentano. I cittadini rappresentano un territorio, rappresentano una cultura, rappresentano un qualcosa che è qui da talmente tanto tempo che pensare di sradicarlo, di impedire la regione toscana, diventa assurdo e poco tollerato. Cioè, da valutare tutto, ecco, qui siamo passati da come sono belli i 20 comuni a bisogna farne i due, ma forse facciamone i quattro, ma intanto facciamoli 8, poi dopo si guarda se poi facciamoli fino a 5.000, poi da 5.000 no, intanto facciamoli anche da 2-3.000 per prendere qualcosa, poi tutta più successivamente ne facciamo dell'altri che superino 5.000. Poi la regione ti obbliga per forza, come viene detto, a fusioni, cioè sei obbligato, se non ti fondi. Marco, una domanda che ti faccio io: se non fai queste fusioni, la regione domattina viene e ti dice ora ti faccio io e con chi mi pare a me. La costituzione, la competenza legislativa in materia di fusione dei comuni sta alla regione, quindi la regione può decidere se una volta che ha avviato il percorso se votare o meno la fusione. Quindi sentite anche paradossalmente potrebbe esserci anche un'ipotesi assurda, ma non può essere esclusa, in cui ci sia anche una lievissima maggioranza a favore della fusione, addirittura anche la parità, e si andrebbe a fusione uguale, perché la Costituzione dice sentite le popolazioni. Sta ovviamente a chi ha la maggioranza nei numeri in Consiglio regionale capire il volere dei territori a secondarsi, però la Costituzione dice semplicemente sentite le popolazioni.
Quindi il valore del referendum è meramente consultivo. Mi va di dire un'affermazione poi molto, diciamo, leghista. Questi sono i nostri comuni. I nostri non intendo, cioè intendo proprio di tutti. A prescindere, sono i nostri comuni che vogliamo bene amministrati e che ci siano ancora. A prescindere proprio dai colori, dalle sigle, dai movimenti. Cioè, sono i nostri comuni. E siamo nati con quel comune, ci siamo identificati con quel comune. Cioè, il piccolo comune non può subire un danno alle popolazioni perché si va incontro a una persona. Bisogna starci molto attenti e ripeto, non si può tornare indietro. Cioè, sono argomenti difficili perché poi quando c'è un servizio gestito in modo meno efficiente, perché si è scelto una strada da dove non